Buonasera signori, eccoci qui per un nuovo video riguardante il nostro hobby barra professione. Per alcuni di voi è un hobby, per altri come me è una professione. E questa volta parliamo di un bel sistema di valigette per officina, per laboratorio, ok? In questo canale avete già visto un paio di volte il marchio Tod, scritto Tod. Ecco, questo appartiene alla stessa casa madre e quindi passo a mostrarvelo. Allora, innanzitutto il sistema si chiama Stack System. Aspetta che mi sposto così lo vedete in tutto il suo splendore. È in ABS, l'altro che vi avevo mostrato l'altra volta era in polipropilene. Questo è in ABS, quindi materiale più, come si può dire, più nobile. E ha un carrellino in metallo, quindi tutto in ABS eccetto il suo carrellino. Bene, allora intanto vi do le misure con questo metro che mi hanno regalato della Proxon. Vi do le misure da intero in set, così da terra, quindi comprese le rotelle, compreso carrellino e rotelle con la maniglia abbassata, sono 75 centimetri. Per una profondità, diciamo così, di 34 centimetri e per una larghezza di 47 centimetri, un millimetro più, un millimetro meno. Io penso che a questo punto posso iniziare a mostrarvi le valigie una per una. E no, prima vi faccio vedere come si distaccano l'una dall'altra. Abbiamo questo sistema veramente molto pratico. Mi ha colpito particolarmente questo sistema di valigette, è per quello che ho deciso di portarvelo e di mostrarvelo. Niente, qua semplicemente si tira così. Ok, adesso vabbè, sono in una posizione scomoda perché è sopra il banco. Fate finta che sta a terra. Eccolo qua. Potete o tirare qua oppure premere qua. In ogni caso, questa vi fa da maniglia per poterla sollevare. La rimetto al suo posto. Attaccato. Bello, no? Ma mi piace anche come si aggancia con quel rumore perfetto, clac, ed è agganciato. Quindi, come lo stavamo dicendo, io direi che queste due le possiamo, dove sono? Queste due le possiamo agganciare, così inizio a mostrarvi a partire dal carrello. Agganciamo anche questa grande. Carrello è in metallo, tutto in metallo. Con quattro belle ruote, questa sporgenza serve appunto perché si possa agganciare la prima valigetta che mettete sotto. Questo ha una portata massima di 200 kg. 200 kg, eccolo qua, fatto bene, un certo peso, ma deve averlo visto che deve essere robusto. Quindi qui abbiamo due ruote libere, cioè libere senza freno, e due ruote con il freno. Va bene? Queste due ruote con il freno le hanno messe da quella parte e quelle senza freno da questa parte. Siccome però le forature sono uguali, se voi preferite spostarlo non da quella parte verso questa, ma da davanti, quindi dalla parte dove si aprono le valigie, potete spostarvi queste rotelle come volete voi, vedete che comunque sono tutte e quattro uguali. Se questa la mettete qua e questa la mettete là, potete cambiarvi il senso di spinta di questa valigetta. Io lascerei il mondo come sta, perché va bene così. Detto questo, allora, il carrellino lo abbiamo visto. Vi faccio vedere come si aggancia la valigia grande. Mettiamo in direzione. Perfetto. Adesso mi sono incespicato un attimo perché, ripeto, sono in una posizione scomoda, andrebbe fatto a terra. Comunque avete visto che si è agganciato perfettamente e senza tanti tentativi, come abbiamo visto con qualche altro sistema di valigette che tira, molla, smussa, dà i colpi, no, qua, clac, e va bene. La valigia la sgancio e tiro giù il carrellino perché voglio iniziare a farvi vedere le valigette come sono fatte dentro. Ah, una cosa riguardante il carrellino.
Questo sistema è stato studiato per l'officina e per il laboratorio, quindi non è disponibile un carrello differente con ruote grandi per trasformarlo in un trolley. No, la TUD per il cantiere, per la trasferta, per andare su per le scale ha studiato altri prodotti, come quello che abbiamo visto la volta precedente e che dopo vi lascio sotto in descrizione, prodotti in polipropilene, prodotti in altri materiali. Questa, che è bellina, è decisamente elegante, va in officina, va in laboratorio. Per cui questo carrellino della portata di 200 kg va benissimo in un pavimento di una qualunque officina o di un qualunque laboratorio. E cos'altro volevo dirvi? Qua, in questa composizione, la trovate con tre valigette, una grande, una piccola e una media. In realtà queste valigette la TUD le vende anche singolarmente, le trovate anche vendibili singolarmente. Quindi se non vi bastano tre valigie, volete aggiungerne altre due, sempre tenendo conto, rispettando tutte le regole di sicurezza, le potete aggiungere. Oppure se questa composizione, una grande, una media, una piccola, non vi va bene, ne volete 5 piccole per esempio, potete comprare il carrellino e 5 piccole, potete fare quello che volete. Inoltre, questa valigia è modificabile al suo interno con degli accessori, divisori e altri accessori che potete guardare nel sito ufficiale della TUD. Questa non ce l'ha. Adesso vi ho portato una valigetta che non ha questi accessori optional, questi divisori, però se volete personalizzarvela a vostro piacimento, potete farlo. Bene, allora, la singola valigetta qua, adesso vi dico solo l'altezza, perché larghezza e profondità ve l'ho già detta all'inizio nel totale del sistema di valigie. Sì, non è... mi sono pestato il dito e mi sono messo il cerotto. Allora, 36, l'altezza di questa esterna è 36. Vi mostro il sistema di sgancio e dopo la maniglia sopra. Sistema di sgancio fatto bene anche questo. Misure interne sono da 31 circa, sempre millimetro più, millimetro meno. Larghezza circa 39,5, parliamo in centimetri, per circa 30. Va giù dritta, non ci sono ingombri di ruote o altre cose, quindi va giù dritta. I centimetri che vi ho detto sono tutti utilizzati. Ve la faccio vedere dentro. Non c'è niente da vedere perché è perfettamente vuota, perfettamente squadrata. Quindi qui lo spazio è tutto sfruttabile. Posteriormente la cerniera è in ABS anch'essa. 1 e 2 sono due cerniere. Si percepiscono robuste, si percepiscono fatte come si deve. Gli agganci di chiusura sono anch'essi incernierati, sempre in sempre in questo materiale plastico. Vi faccio vedere, chiuso. Una cosa che mi piace di queste due chiusure è che, aspetta che mi avvicino per farvelo vedere, se si vede, non so se si vede, hanno una parte un po' rientrata, sia questa che questa. Io non so se l'hanno fatto apposta, ma questo va molto bene per metterci l'etichetta. Un'etichetta attaccata su un pezzo di plastica qualunque, con lo sfregamento e con altro, si può distaccare. Qua invece è un po' rientrata, così che se ci mettete l'etichetta dentro rimane rientrata rispetto alla superficie, un'etichetta di carta, di plastica, di quello che è, dove scriverete il contenuto, tassellatore, trappano, circolare a mano, lamellatrice, e io non so se l'hanno fatta apposta, ma per me questa è anche questa una bella cosa. Quello che invece vi volevo far vedere è questa maniglia che sparisce quasi completamente. Vedete che è incernierata tramite queste due parti, quindi va molto bene per prenderla e dopo sparisce quasi completamente. Non completamente, ma avete già visto che agganciando la valigia sopra questo non ostacola assolutamente. Molto bello. Questo ha un vantaggio rispetto ad alcuni prodotti della concorrenza, la cui maniglia va giù completamente e si aggancia. Perché? Perché abbiamo visto, quando abbiamo fatto le recensioni, che dopo a volte sono difficili da tirar su. Allora fai così e non ce la fai, devi prendere con l'altra mano, ti aiuti con una mano e con l'altra tiri su. Qua, guarda, molto intuitivo, molto facile,
senza dover andare dentro con le unghie. Bello, bello. Non ho a disposizione la portata in chili di ciascuna valigetta. Vi posso dare, e vi ho già dato, la portata totale del carrellino, che sono 200 kg. Quindi anche questo è più di alcuni concorrenti. La valigia è bella. Ora voi direte, vabbè, non serve mica che le valigette siano belle. Vero, però se sono anche belle da guardarsi, che male fa? Quindi questa scritta Todd qua sopra con i dettagli arancioni a me piace. Ma al di là di queste quisquilie, mi piace questa maniglia che, mi ripeto, che va molto bene per prenderlo. A volte, se hai le mani sporche di grasso, della sabbia, della cosa, e che stai lavorando, ripeto, in laboratorio, non in cantiere, e andresti male. Con questa qua, prendi su e via. Anche con i guanti, ho provato anche con i guanti a prenderlo, vai bene tranquillamente. Hai questa rientranza che ti permette, anche senza cercare di tirare su, solo andando dentro, solo spingendo con la mano, questa va su automaticamente. Non avevo visto mai su altri sistemi questa maniglia fatta in questo modo e mi piace. La mettiamo giù e passiamo alle altre due valigette. Questa è la più piccola, la ve la mostro successivamente. Come avete visto, l'aggancio sotto delle tre valigette è uguale, quindi a differenza di alcuni prodotti concorrenti, non è necessario che mettete per forza la grande sotto, ma potete mettere la piccola sotto, fare quello che volete. Apriamo anche questa, così. Materiale liscio, leggermente goffrato, se si dice goffrato, comunque leggermente ruvido. Sono delle belle valigette queste. Vi dico la misura interna, solo in altezza, perché le altre due misure ve le ho già date, con la prima valigetta, quella più grande, e qua abbiamo circa 15 cm di spazio utile, spazio completamente sfruttabile, no nervature, no impedimenti, no sporgenze. È un quadrato. La chiudiamo. Abbiamo, non ve l'ho detto prima, il foro per poterle legare tutte e tre insieme. Io fino a qualche tempo fa, quando vedevo questo foro nelle valigette, pensavo che era per mettere i lucchetti. Sì, anche, ma poco serve perché il malintenzionato, se vuole, si porta via la valigetta e a casa si arrangia. E invece è perché, essendo passanti, le prende tutte e tre, o quattro, o cinque, o quelle che sono. Quindi se mettete una corda di quelle scasso, antitaglio, come si chiama, o una barra filettata, o quello che vi pare, le tenete insieme tutte e tre, e quindi ecco che è un piccolo disincentivo, un piccolo deterrente ai ladri di portarsi via la valigetta, perché portarsi via tutto è più impegnativo. Le misure di questa ve l'ho data, vabbè, mostrarvela nuovamente, forse sotto non ve l'avevo mai mostrata. Eccola qua, bella. E vi mostro la più piccola, vi dico le misure della più piccola. Qui abbiamo circa 8 cm in altezza. Le altre due, ve le dico di nuovo le misure, le altre due misure. Quindi circa 40, abbiamo detto, e circa 30, okay? Di spazio interno perfettamente sfruttabile. Bene, io direi che possiamo passare alle conclusioni. Le valigette sono veramente belle. Sono in un materiale leggero, si spostano facile. Il carrellino l'ho provato sul pavimento, su un pavimento con le piastrelle, quindi con la fuga tra una piastrella e l'altra. È perfettamente scorrevole, tanto più sarà scorrevole su un pavimento liscio completamente in officina. Sempre se spazzate ogni tanto in quell'officina, sempre se ammesso e non concesso. E cos'altro dirvi? A chi è destinata? E questa. Destinata a
chi vuole un sistema di valigette pratico, scorrevole, non ha bisogno di andare in cantiere o in trasferta, quindi lavora esclusivamente in officina, in laboratorio, in garage o comunque non deve andare via, perché se dovete andare via, se dovete andare in trasferta, avete bisogno di un trolley con le ruote grosse. Allora la TUD o altri hanno in catalogo dei trolley con cui potete anche salire le scale. Tutto in ABS, quindi un bel materiale, e li consiglio assolutamente. Queste sono delle belle valigette. Io mi sembra di non aver altro da dire, le promuovo assolutamente, adatte sia all'hobbista che al professionista per tenere tutto in ordine. Io, se non avessi già altre valigette, me ne farei, per esempio, una torre con non la grande, mi farei tipo tre grandi e due piccole, o due, no, grandi, no, le grandi, medie, farei tre medie e due piccole. La grande, non avendo grossi attrezzature da metterci, neanche la prenderei, prenderei due medie e tre piccole, oppure tre medie e due piccole, perché là mi ci stanno tutti i trapani, gli avvitatori, il tassellatore, tutte queste attrezzature, la lamellatrice, tutte queste attrezzature piccole che il falegname, il mobiliere prevalentemente. Ah, bene, io vi ringrazio per avermi seguito in questo video anche questa volta. Vi mostro per l'ultima volta la valigetta. E vi saluto. Ci vediamo al prossimo video, ok? Grazie, ciao!